Notte. Questo è Passepartout, siete su Radio Pico, buongiorno ancora amici. Io sono Roberto Greganti, quello distratto, lei invece è quella sul pezzo, Elena Sala. Ci stiamo occupando di e-commerce e lo facciamo anche con una persona, come si suol dire, informata dei fatti. Esatto, questa mattina con noi c'è Roberto Liscia, presidente di Netcom, consorzio del commercio elettronico italiano. Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti voi. Allora, ce lo conferma, è vero che gli italiani sono sempre più affezionati allo shopping online? Ma direi di sì, la crescita è stata importante. In 3 anni siamo passati da 11 milioni di acquirenti a 16. Direi quasi il 50% di quelli che vanno su internet comprano online, ma la cifra che pochi sanno e che è piuttosto importante è che questi 16 milioni rappresentano praticamente il 50% delle famiglie italiane, perché almeno nel 50% delle famiglie italiane c'è una persona che compra per tutta la famiglia. Quindi la crescita delle persone che comprano è rilevante, e soprattutto è rilevante il fenomeno dell'acquisto da smartphone, che in qualche misura ha portato anche i più riluttanti ad utilizzare un accesso digitale e internet presso i shop online. Ecco, Presidente, ecco, sì. Volevo sapere solo un'altra cosa. Gli acquirenti sono soprattutto giovani? Sono soprattutto concentrati nella fascia giovane oppure non è più così? Ma ormai ci sono tutte le fasce coinvolte, dai giovani fino alla terza età. Direi che non, naturalmente c'è una concentrazione nella fascia 35-50 o 35-45, ma se si guarda la distribuzione praticamente tutte le fasce di età sono coperte, e peraltro c'è anche un bel equilibrio tra i due gender, uomo e donna, siamo più o meno al 50%. Ecco, invece per quanto riguarda ancora i potenziali rischi, ce ne sono per l'e-commerce? Ma direi che i rischi sono inesistenti. Nel senso che la carta di credito è trafugata da un terzo e viene utilizzata in maniera fraudolenta da parte di un terzo, sia la banca che il venditore è obbligato a rimborsare, e la transazione online è sicuramente la più sicura, nel senso che i dati di una carta di credito sono crittografati a 128 bit, quindi il pezzo della transazione in cui si mettono i dati della carta è la parte più sicura di tutto il commercio, persino offline. L'unico pericolo è che ci si rivolga a siti non sicuri, cioè a siti che sono, come una volta c'erano i bancomat falsi, dove uno metteva la propria carta di credito e veniva rubata la carta di credito, e come esistevano dei negozi che erano falsi, così esistono dei negozi falsi anche online. Quindi noi abbiamo fatto un sigillo di qualità che garantisce il consumatore che se c'è questo sigillo il negozio è considerato sicuro, perché noi l'abbiamo verificato. Perfetto, Presidente, davvero molto molto chiaro, grazie per il suo intervento. Ringraziamo Roberto Liscia, presidente di Netcom, consorzio del commercio elettronico italiano. Grazie, a presto. Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata.